Dopo i normali 90 minuti di gioco finiti in parità, sono stati disputati anche i tempi supplementari e la ripetizione del primo tempo supplementare, ma il risultato è sempre di 2-2. Ora le due squadre stanno facendo il loro ritorno in campo dopo i 5 minuti di meritato riposo. La New Team e la Muppet giocheranno l'ultimo quarto d'ora di questa combattutissima partita per decidere chi delle due sarà la squadra campione. E ricordiamo che se il risultato resterà pari, il titolo sarà attribuito ad entrambe le formazioni. Questo incontro viene trasmesso in diretta dalla televisione. Noi abbiamo mantenuto i patti e la Muppet non è riuscita a segnare. Holly, Tom, ora tocca a voi fare il vostro dovere. Tutto dipende da voi due. Forza, amici, siamo nelle vostre mani. Dobbiamo segnare, o tutto quello che hanno fatto nel primo tempo non sarà servito a niente. Spero che la gamba non mi dia fastidio. Devo giocare fino alla fine. Prima di segnare dovrete passare sul mio corpo. Non possiamo perdere. Dobbiamo darci da fare in questo secondo tempo. Qualsiasi cosa faranno, non perderemo. Il calcio d'inizio è affidato alla New Team ed è Hutton che passa subito a Becker, che a sua volta lancia verso Diamond che intercetta la palla. Non riuscirete neanche ad attaccare perché vi toglierò la palla e non la vedrete mai più. Diamond passa a Morris che continua l'azione e poi lancia sulla sua sinistra verso Carter. Stoppa la palla di petto Carter e passa a Mason. Fatti sotto e vedrai, ora ci penserò io. Jones interviene su Mason che lo precede e passa a Diamond. Forza ragazzi, continuate così. Benissimo, ora ricordatevi di passare a Holly. Continua ad avanzare Diamond, tallonato da Coleman. Lancia in direzione di Morris. Siete arrivati anche troppo avanti. Mello e Morris si misurano. Dribbling di Morris. Vediamo intanto avvicinarsi Green. Passala a me, Jack. Morris cerca spazi sulla destra e lancia il pallone verso Harper. Oh no. Lungo lancio di Harper verso il suo capitano Hutton che stoppa la palla. Bene! Forza, Holly, forza! Senza un intervento O'Neill, ma Hutton si libera e continua ad avanzare. Ecco Stark che gli si pone davanti. Ma Hutton riesce a schivare anche lui. Devo segnare e nient'altro. È incredibile vedere l'energia di Hutton in questo secondo tempo. Continua a correre mentre altri due avversari avanzano verso di lui. Sta arrivando sulla sua sinistra Baker, libero da marcature. Baker prosegue l'azione mentre Reeves si sta lanciando contro di lui. Attento Tom. Oh Tom. Ma Becker salta sull'avversario mantenendo il possesso del pallone. Bene! Perfetto! Ok, ottimo! Nel ricadere, Becker sembra accusare dolore alla gamba ferita. Senza esitazioni, Lenders si precipita sulla palla e se ne impossessa. Spero che adesso abbiano capito chi è il più forte. Sono stato chiaro, ragazzi? Sì! Sì. Mi dispiace per la tua gamba, Tom. Continua ad attaccare la Muppet con Lenders, che si sta dirigendo velocemente verso l'area avversaria. Intanto vediamo che Becker è rimasto a terra. Santo cielo, Tom non ce la fa più. E adesso? Ragazzi, cercate di stare calmi. Tom giocherà ancora, non è il tipo da arrendersi facilmente. Ma ora pensate soltanto a Lenders, avete capito? Certo, capitano. Sì. Forza ragazzi, venite tutti con me, faremo vedere alla New Team come si vince. E ancora la Muppet ad avere in mano il gioco, mentre avanzano i difensori della New Team. Fate attenzione, mi raccomando! Ehi, G! Devi marcare Danny Mello!
amici stanno giocando anche al mio posto. Devo riuscire a rialzarmi. Forza, Tom, rimettiti in piedi. Lenders prosegue la sua azione. La Muppet si trova ancora avvantaggiata nei confronti della New Team, che sta giocando di nuovo in 10 uomini. Avanti! Ormai la corsa di Lenders sembra inarrestabile. Ma ecco che passa la palla a Mello, che subito gliela restituisce. Ecco Denver che prova a intervenire in scivolata, ma inutilmente. Ora Lenders è solo davanti alla porta di Price. La gamba mi fa molto male, ma devo in tutti i modi fermare il tiro di Lenders, anche a costo di non camminare più bene. Price esce dai pali e va incontro a Lenders. Lenders potrebbe tirare in porta vuota. E infatti tira! Ma ecco che interviene Aston, fermando a piedi pari la cannonata di Lenders. Dannazione! Bravo, Holly! Stupendo! Prendila, Tom! È per te! Aston lancia prontamente la palla in direzione di Becker, che nel frattempo si è rialzato. Holly! Su, figliolo! Becker stoppa la palla di petto! Non puoi restare in disparte, Tom. Mostriamo a tutti cosa sappiamo fare io e te insieme. Aiutami tu, signore. È la mia ultima partita con loro. Dammi la forza! Dribbling e scatto in avanti di Becker, che supera altri due avversari. Forza, Tom, bravissimo! Nonostante la ferita alla gamba, Becker continua l'azione, mentre gli si è affiancato anche Aston. Sono qua, Tom! Ed ecco finalmente in azione il tandem della New Team. È sorprendente la sintonia con la quale si muovono questi due ragazzi. Holly, Tom, forza, fategli vedere! Eccoli, stanno arrivando. Benissimo. Warner si sta preparando a ricevere il tiro. La palla è ancora in possesso di Becker, che sembra non avere più problemi. Basta ad Hudson, si sta avvicinando velocemente alla porta avversaria. Devi tirare tutto, capito? Capito! Tiro di Becker! Warner si tuffa e respinge di pugno! Ma ecco a correre Harper, che ferma la palla! Bravo, Bruce! Dai, siamo ancora in tempo! La passerà di certo ad Hutton oppure a Becker. Ehi, Tom, è per te! Reversore di Harper! Bene, ci siamo! Si fanno avanti Hutton e Becker! Ma anche Lenders si sta avvicinando! Becker salta per colpire di testa. Non deve. Ma ecco anche Lenders, che cerca di raggiungere la palla. Che diavolo! Oh no! Corri, Holly! Aston sta andando in aiuto del compagno. Salta anche lui per raggiungere il pallone in rovesciata. Fortissimo il tiro di Aston! New Team! New Team! New Team! Aston! 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 Aston ha riportato in vantaggio la New Team all'ottavo minuto del secondo tempo. Bravo, bravo, ce l'hai fatta, bravo! Holly, siamo noi i migliori. Ce l'abbiamo fatta, Tom. Oramai siamo noi i campioni. Aston e Becker aspettano i compagni, che accorrono festosi per congratularsi con loro. Finalmente, Holly. La tecnica di Benji ha avuto successo. Tante grazie anche a te, Tom. Bravi tutti e due. Lenders era intervenuto su Becker, ma non aveva potuto far niente sul tiro di Aston, arrivato all'improvviso. Inoltre, neanche il portiere della Muppet, Ed Warner, aveva avuto la possibilità di parare la bellissima rovesciata del capitano della New Team, perché colto anche lui di sorpresa.
Comunque parte del merito di questo gol ce l'ha anche Tom Becker, che ha fiancheggiato Hutton nell'azione. Maledizione. Ora il risultato è di 3-2 per la New Team. Sono fiero di te, Tom. Dopo il gol di Hutton, il gioco sta per riprendere. Non devi perderti d'animo, Mark. Ora la Muppet dovrà fare di tutto per rimontare. Povero Mark, figlio mio. C'è ancora tempo per raggiungere e superare la New Team. Quindi non è tutto perduto. La Muppet è pronta a calciare la palla per riprendere il gioco. Ora la battaglia sarà ancora più dura e combattuta di quanto lo sia stato finora con la squadra di Lenders, che sicuramente attaccherà senza tregua. Forza Muppet, ce la faremo! Non arrendetevi, ragazzi! Fischio dell'arbitro, calcio d'inizio di Lenders che passa subito a Mello, ancora a Lenders. Avanza Lenders. Ragazzi, non rilassatevi proprio adesso che siamo in vantaggio. Restate allerta. La Muppet è forte e ha tutto il tempo per pareggiare o addirittura vincere. Ok. Bros, Jack, voi due dovete rientrare. Siamo quasi alla fine, devo resistere. Forza ragazzi, manca poco e sarete campioni. Dobbiamo difendere il risultato continuando ad attaccare. Sono certo che resisterò fino alla fine. Lenders continua l'azione verso l'area della New Team mentre gli si fanno incontro due avversari. Ho imparato una cosa da te, Hutton. Il calcio non si deve giocare con egoismo. Ancora Lenders. Passa a Mello. Poi ancora un passaggio su Lenders. Inoltre ho imparato che non è solo questione di forza. Bellissima finta di Lenders che scarta Morris e continua l'azione. Mark è diverso. Cioè? È cambiata l'espressione del suo viso. Nonostante questo non mi fermerò di fronte a niente. Jack! Eccomi, Ted! Sto arrivando! E nessuno ce la farà a bloccarmi. Avete visto? Sembra che Mark Lenders non sia mai stanco. Carter e Morris inseguono Lenders, che è quasi arrivato davanti alla porta avversaria. Attento, sta arrivando! Non avrà spazi per tirare. Finora ho giocato solo per vincere e per aiutare la mia famiglia. Ma non ho mai giocato per puro divertimento né per la gioia di stare con gli amici. Attento, Mark! Il futuro sarà diverso, anche se non cambierò certe mie abitudini. Lenders si libera di Morris e avanza ancora! Resterò sempre dell'opinione che si deve giocare per vincere. Il capitano della Muppet è solo di fronte alla porta di Price! Rose, fermalo! Sono io, posso bloccare! Harper scatta verso Lenders! Interviene su di lui in scivolata! Mentre Lenders sta per tirare, ecco Hutton! Cosa credi di fare, Lenders? Hutton! Lenders è pronto al tiro! Hutton salta verso il pallone! Holly! È tua! Prendila, Danny! Ecco sopraggiungere Mello, prima di marcatura che tira in porta! Ma Price para stupendamente! Benji Price, sei eccezionale! Che parata, Benji! Bene, bravo Benji! La vittoria è nostra! La Muppet ha così visto sfumare questa splendida possibilità di pareggiare, che probabilmente sarà anche l'ultima. I miei ragazzi sono molto bravi e si stanno comportando benissimo. Stanno giocando da 2 ore senza risparmiarsi, attaccando di continuo, soprattutto Mark e Danny. Non si sono fermati un attimo. Non posso rimproverargli niente, anche se perdiamo. Mark, aspetta! Mi dispiace moltissimo. Quel tiro non lo dovevo sbagliare. Non preoccuparti, Danny. C'è ancora un po' di tempo. Eh? Abbiamo ancora 5 minuti per pareggiare. Possiamo farcela. Non devo dimenticare che Hutton e Becker, oltre ad essere molto stanchi, sono anche feriti. E che anche Price sta male con la gamba. Ce la faremo, Danny, vedrai. Mancano solo 5 minuti al termine dell'incontro. Forza, ragazzi! Forza, ragazzi! Forza, ragazzi! Forza, ragazzi! Forza, ragazzi! Forza, ragazzi! Forza, ragazzi!
Il gol di Hutton è stato un mio errore. Devo fare qualcosa per rimediare. Siete pronti? Sì! Sì! Dobbiamo stare ancora attenti. Non possiamo rilassarci, ma dobbiamo attaccare fino alla fine. No! Rinvio di Price verso Hutton, che stoppa di petto. Il capitano della New Team scatta subito in avanti.